Ben ritrovati i nostri amici telespettatori e benvenuti all'appuntamento di Negozi in TV, speciale delle feste. Un saluto da Trisha Manilas, direttamente dalla Sonia Salone di Bellezza. Mi trovo in quelli di Reggio Emilia, in via Martiri della Bettola, al civico 22/H. Dietro di me un qualcosa di spettacolare si sta preparando per potervi dare la possibilità di capire e di decidere cosa fare in queste feste, anche dal punto di vista della nostra bellezza. Ora le immagini affidate a Denisa Paderni. Buona visione. Ed insieme a Sonia Saccani, titolare di questo immenso salone di bellezza, perché dico questo? Perché oltre a vedere oggi l'arte della parrucchiera, il fatto di chiamarsi salone di bellezza ha un perché. Questo Sonia me lo ha detto in privato, ma visto che io non mi faccio gli affari miei, voglio farlo arrivare in casa di tutti i reggiani e non solo, tutte le persone che arrivano qui diventano belle. Ecco perché nasce salone di bellezza. Proprio così, sì. Perché è stata proprio una cosa che mi è venuta dal cuore, perché mi piace abbellire le persone, infatti certe cose esagerate così ci rifiutiamo noi di farle perché proprio vanno contro la bellezza della persona. Devo dire che di bellezza oggi ne abbiamo vista già solamente entrando in questo centro per l'allestimento che è creato in queste feste natalizie, che devo dire fanno venire voglia veramente anche con delle giornate uggiose di venire qui e farsi belle. Che carina, grazie. Sì, è vero, anche per le adobe di Natale noi ci teniamo tanto, perché poi c'è un riscontro, la gente va a comprare le stesse cose dove le abbiamo comprate noi, che insomma è un fiorista che ci fornisce sempre, e quindi insomma è anche bello questo, via, è una forma di fiducia. E visto che abbiamo asserito che gli addobbi natalizi fanno un po' da padrona all'interno di questo salone di bellezza, ma insieme alle altre cose che tra un po' vi scopriremo, ci siamo spostati in questo altro angolo dove ci aspetta la renna di Babbo Natale, però ci aspetta anche Sonia, che è qui per dirci tutte quelle cose che sono particolarmente indicate nei saloni di bellezza quando si sceglie la qualità. Per cui facciamo un viaggio attraverso quello che si offre, al di là dell'acconciatura, ma proprio basicamente i prodotti che vengono usati. Noi usiamo da anni i prodotti di Alterna, che è un prodotto veramente di fama mondiale, e noi ci troviamo benissimo. Oltretutto sono anche molto carini, perché per Natale fanno delle promozioni, quindi scontate, è interessante. I nostri clienti proprio le usano in percentuale proprio altissima. Poi noi abbiamo fatto parte di un gruppo di Desange, c'è un parrucchiere francese molto 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 valido, e in gennaio ritornerò a fare un gruppo con loro. Dalle immagini di Elisa Paderni stiamo guardando anche questi acconciatori. In primis, questa tua cliente è stata fatta una piega particolare su un colore molto particolare, ma che lei porta benissimo. Lei la porta benissimo. Infatti abbiamo chiesto se gentilmente si sarebbe offerta nel venire oggi, questa mattina, naturalmente nostra ospite, perché veramente ha un effetto molto 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 forte e bello. Il punto importante di Sonia Salone di Bellezza è la qualità e la spettacolarità dei risultati di quello che si va ad ottenere qui, anche perché bisogna uscire belle per forza, perché abbiamo specchi ovunque. Sì. Infatti alcuni detestano, dicono oh, tutti questi specchi come si fa, però è divertente, lo fanno per... A me piace anche sdrammatizzare, devo dire la verità. Siamo qua dentro dalla mattina alla sera, sempre. Ho cercato di creare un ambiente familiare con le ragazze, infatti io dei figli non ne ho, ma ne ho 4-5 adesso. Però, ma proprio per portare avanti questa serenità, perché lavorare, quando si fa un lavoro
e questo non è un lavoro che si sceglie così soltanto per prendere lo stipendio, è un lavoro che si fa col cuore, col sentimento, e la grande passione proprio motiva tutto. Vediamo il lavoro che sta facendo Rita su questa cliente. Spiegami un pochino più nel dettaglio cosa sta accadendo sulla testa di questa cliente. Allora, praticamente è un servizio di balayage, che è chiamato così dai francesi, così, e che viene fatto un lavoro a mano libera, perché diventa molto naturale, e bellissimo, si rispetta molto la struttura dei capelli, cosa che noi ci teniamo, perché facciamo anche tante colorazioni con l'henné, per dire, per avere sempre una qualità ottima, e il risultato è splendido. E ovviamente passiamo ad un ulteriore lavoro a mano libera, di cosa si tratta? Qua si tratta sempre di balayage, però con un effetto diverso, perché i capelli sono corti e quindi di conseguenza anche qua viene un effetto molto molto naturale e luminoso, soprattutto dare il nostro motivo è dare luce al viso. Devo dire che hai veramente un team di figlie quasi, perché hai detto sì. Non hai figli, però in realtà vedo che hai una coccola particolare per ognuna di loro. Sì, che rapporto c'è oggi in un negozio come diciamo un salone di bellezza, un negozio di parrucchiere dove è molto frenetico perché insomma si deve andare di corsa per via dei tempi? Che tipo di rapporto si instaura tra il cliente, la persona che cura il capello, il titolare? Diciamo che è sempre un ambiente molto familiare, perché da cosa nasce cosa, insomma, anche i clienti, cioè scherziamo, cioè cerchiamo di sdrammatizzare un po' le giornate pesanti come oggi, per esempio fuori, non qua si sta benissimo, però per dire cerchiamo sempre di un po' alleggerire il tutto, che ne abbiamo bisogno tutti quanti. Abbiamo iniziato con il lavoro di Cristina ancora quando era nell'asciugaggio, adesso stiamo veramente creando qualcosa di particolare. La persona che tu avevi detto che si è gentilmente offerta di poter fare un colore particolare ma che veramente porta benissimo. Sì, lei è una signora veramente più ha delle cose eccentriche ma raffinate, eh? Intendiamoci, perché l'eccentricità a volte ha due sfumature. Qua andiamo sul raffinato. Per me lei ha pettinata così, con questo colore di capelli, è vero, l'ho sempre detto, per me è bellissima. Allora, sì. Visto e considerato che le persone come me o come altre che fanno giustamente un altro lavoro non sanno tecnicamente che tipo di piega è questa, se io volessi venire qui fare questo contrasto di colore con questa piega, cosa devo chiedere a Cristina o a Sonia? Ah, dunque, senz'altro un colore naturale di base e poi dopo con dei riflessi un po' forti, perché devono garantire la luce al viso, per me. E poi niente, una piega molto molto morbida, con del volume, poi la signora ha i capelli adatti perché ne ha tanti, quindi... Beh, devo dire che oramai sono con il team al completo qui presso il Salone di Bellezza Sonia, ma ancora prima di chiudere con i saluti e gli auguri per queste feste, io mi voglio soffermare su tutti i lavori che sono stati fatti in questo video, in particolare anche su una persona che tra qualche giorno arriverà il primo pargolo, per cui questo sta a significare che in questo Salone di Bellezza si usano dei tempi tecnici e dei prodotti anallergici per qualunque problematica, anche se si è in stato di gravidanza. Certo, perché è una cosa che noi ci teniamo, quindi insomma andiamo sempre alla ricerca di queste cose. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, Trisha Maninas vi ringrazia per avermi seguito fin qui, da parte di Sonia. Sì. E da parte di tutte quante le ragazze a cui io voglio che tu faccia un saluto particolare, un augurio, sì. Presentale tu. Allora, Samantha, sì. Rita, sì. Cristina. Okay. E dopo averle... Anche oggi la piccolina, perché abbiamo una stegista che viene... Però andava a scuola, sì, Martina. E poi vi presento Lalla, che è una mia collaboratrice da 35 anni, sì. E adesso è in pensione, però ci privilegia della sua presenza il sabato, quindi per onorare i suoi clienti. E a questo punto Negozi in TV, speciale delle feste, vi manda al prossimo appuntamento. Linea alla regia.